Il Decameron di Giovanni Boccaccio, struttura dell'opera. Composto a Firenze tra il 1349 e il 1353, è una raccolta di 100 novelle collegate tra di loro da una cornice narrativa. Il titolo significa in greco 10 giorni, cioè quelli in cui vengono narrate 10 per volta le 100 novelle. Durante la peste di Firenze si incontrano una mattina nella chiesa di Santa Maria Novella 10 giovani che decidono di fuggire gli orrori provocati dal morbo, ritirandosi per qualche tempo in campagna in una villa sui colli. L'onesta brigata dei 10 giovani è formata da 7 fanciulle: Pampinea, Filomenia, Neifile, Fiammetta, Elissa, Lauretta, Emilia e 3 uomini. Filostrato, Panfilo, Dioneo. Qui conducono per 2 settimane una vita serena fra passeggiate, banchetti, canti e balli in un clima di raffinatezza e di decoro. Ogni giorno uno di loro, il re o la regina della giornata, scelto a turno fra tutti, organizza le attività comuni e propone il tema delle 10 novelle, una a testa, che i giovani racconteranno nelle ore più calde della giornata. Ogni giornata è contraddistinta dal giovane o dalla fanciulla che la governa e dal tema delle novelle. Prima giornata, Regina Pampinea, novelle a tema libero. Ciò permette di mettere insieme novelle diverse che tuttavia creano un'atmosfera di piacevolezza e di diletto e nello stesso tempo dà modo ai narratori di manifestare il proprio carattere. La novella che inaugura il ciclo dei racconti è quella di Serce Appelletto. Seconda giornata, Regina Filomena. Imprese inizialmente ostacolate dal destino che hanno poi esito felice. Filomena propone il tema chi, nonostante gli ostacoli del destino, ottiene buoni risultati al di là di ogni speranza. In queste novelle accade quindi un evento del tutto insperato che risolve situazioni apparentemente senza uscita, tra le quali sono note Andreuccio da Perugia e Landolfo Rufolo. Terza giornata, Regina Neifile propone il tema di chi, con la propria operosa ingegnosità, riesce a ottenere una cosa a lungo desiderata o a recuperarne una perduta. Compaiono tematiche amorose ed erotiche. L'ingegno e la beffa sono impiegati nell'ingannare i mariti, nel rimuovere gli ostacoli al soddisfacimento amoroso. Tra le novelle più note vi è quella di Masetto da Lamporecchio. Quarta giornata, Re Filostrato. Introduzione alla quarta giornata. In questa introduzione eccezionale, Boccaccio prende direttamente la parola e si difende dalle critiche suscitate dalle prime 30 novelle. A dimostrazione di ciò riporta la novella delle Papere, l'unica narrata direttamente dall'autore. Poi Re Filostrato propone l'argomento della quarta giornata, le storie di coloro i cui amori ebbero una fine infelice. Seguono novelle altamente drammatiche, tra le quali Elisabetta da Messina e Tancredi e Gismunda, che si alternano ad altre nelle quali l'amore infelice ha un risvolto comico. Quinta giornata, Regina Fiammetta. Si racconta di storie di amori che dopo ostacoli e disgrazie ebbero un lieto fine. A bilanciare la tematica precedente si raccontano quindi delle felici novelle, tra cui quelle di Federico degli Alberighi e Anastagio degli Onesti. Sesta giornata, Regina Elissa. Si racconta di chi, provocato, seppe ribattere con una battuta appropriata ed elegante o di chi riuscì a evitare una perdita o un pericolo o una figuraccia con una risposta pronta o un accorto espediente. Vengono raccontate beffe e risposte furbe, come nelle novelle Cisti Fornaio, Frate Cipolla. Settima giornata, Re Dioneo fa trasferire la brigata nella Valle delle Donne, dove si novella delle beffe che, o per amore o per salvezza di loro stesse, le donne hanno fatte ai propri mariti, senza che essi se ne accorgessero o anche sì. Le novelle, come quella di Peronella, rispecchiano la comicità dell'argomento. Ottava giornata, Regina Lauretta invita a raccontare delle beffe che ogni giorno vengono fatte o da una donna a un uomo, o da un uomo a una donna, o da un uomo a un altro uomo, tra le quali rientra la novella di Calandrino e l'Elitropia.
Non aggiornata, Regina Emilia stabilisce che ciascuno parli, come più gli piace, di quello che più gli va a genio. Novelle a tema libero. Prevalgono ancora le beffe e il comico. Tra le novelle più significative vi sono quelle de La Badessa e le Brache e Ciacco e Biondello. Decima giornata, Re Panfilo chiede che si ragioni di chi compì grandi azioni generose e magnifiche per amore o per altri motivi. L'argomento si presenta come la celebrazione conclusiva dei valori che hanno ispirato l'esperienza dei 10 giovani e delle novelle. La novella di Griselda si conclude lietamente con una danza di Lauretta e con la ballata di Fiammetta. Il giorno dopo la brigata torna a Firenze e i 3 giovani, lasciate le 7 donne in Santa Maria Novella, donde con loro partiti s'erano, si allontanano da esse. Riprendendo la difesa della sua opera, premessa alla quarta giornata, l'autore si rivolge nuovamente alle donne per rivendicare in particolare la varietà dei modi di raccontare, la legittimità di una letteratura che non vuole insegnare nulla e la libertà di un linguaggio che non può essere censurata perché in sé legittima e buona. Tutto chiaro? Fammelo sapere nei commenti.